Cicalone contro Cerbero Podcast. Cicalone VS versus Cerbero. Bene, buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro. Ebbene, oggi voglio trattare con voi questo argomento, un argomento che, diciamo così, è sulla bocca di molti. Andrò ad esporvi la mia opinione, quindi il mio punto di vista. Non mancando di rispetto né al Cerbero né a Cicalone, ma fornendovi un mio punto di vista, una mia opinione. Prima di venire al dunque, però, brevemente, che cosa è successo? In pratica, Cicalone, Simone, è andato nello studio del Cerbero, citofonando, i ragazzi gli hanno aperto e per l'appunto è entrato in loco. E c'è stata una discussione piuttosto animata, va bene? Ma da cosa nasce? Forse tutto questo nasce, secondo me, dall'utilizzo che si fa del materiale messo sul web, mai su internet, quindi su YouTube. Perché? Perché? Perché dovete sapere che Simone Cicalone è un famoso YouTuber, il quale credo che non voglia che altre persone vadano a caricare quello che lui realizza sul web, quindi non vuole che, diciamo così, le persone ricarichino anche sotto forma di reaction i suoi video. È contrario. E da qui, diciamo che è nata una sorta di discussione, una sorta di, chiamiamola, epopea, no? Una sorta di, chiamiamolo, alterco tra i ragazzi del Cerbero, Dudubbi, Marra e Flame, e per l'appunto Cicalone, ok? Ora, io dal mio punto di vista vi posso dire che non ho mai, diciamo così, espresso parere sfavorevole nei confronti del Cerbero quando spesso e volentieri reactano ai miei video. Anzi, li ho sempre invitati a fare le reaction perché? Perché è un ritorno economico, è un ritorno di immagine. Qualcuno dirà: ma ti prendono per il culo? Ah ah ah! Ti prendono in giro, ma non li vedi? Sia Dudubbi che Flame che Marra, no? Allora, io sono una persona libera, no? Ho gli occhi, sì. Magari per te è una presa per i fondelli, per me forse anche lo è, ma complice del fatto che si tratta di una presa per i fondelli, dico ben venga, perché? Perché magari su 199.000 follower iscritti che hanno al canale YouTube, in quel giorno là che vanno a fare la live caricata su YouTube, 10, 15, 20 persone forse si accorgono di me e vengono a vedere i miei video. E magari uno, non dico tanti, uno solo o due al massimo, si iscrivono. E magari mettono qualche like al video. Fammi andare a vedere chi è sto coglio, puntini puntini, ok? Quindi diciamo che sfrutto il loro potere a mio vantaggio, va bene? Quindi non è che io sono un deficiente, io sono una persona furba perché dico tanto, non ho nulla da perdere, sono me stesso, con i miei pregi e con i miei difetti, a buon viso cattivo gioco, se c'è un ritorno di immagine ben venga, se qualcuno si iscrive al canale meglio ancora, quindi non ci trovo nulla di male, ok? Quindi per me possono dirmi che sono deficiente, che sono un coglione, che sono una testa di puntini puntini, possono dire quello che gli pare, ma io da loro. Ma io con loro ci sto, perché tanto so che magari qualcuno arriva, punto. Ok? Su 199.000 iscritti, qualcuno arriverà al canale e si iscriverà. Magari parteciperà alla live che faccio la sera. Quindi non c'è niente di male, punto a capo. Ora, veniamo invece a Cicalone e al Cerbero. Io dico una cosa, ragazzi, ed è questa. Caro Cerbero, ma tu gli hai aperto la porta? Dice, il Cicalone nel video ha detto, beh, è uno studio pubblico, quindi ci si può entrare. Allora, io dico che nessuno dei due secondo me ha torto, né Cicalone né Cerbero. Però, se tanto mi dà tanto, io sono dalla parte di nessuno dei due, ripeto. Perché alla fine vedo una cosa molto semplice, ed è che tu Cerbero hai aperto la porta. Quindi non è che puoi dire, ah, sei venuto a casa nostra, sei venuto di qua e sei venuto di là. Lui ti ha citofonato, tu gli hai aperto, di conseguenza sei stato tu che, a mio avviso, hai dato la possibilità che lui venisse dentro a parlare con te. In maniera animata, in maniera tranquilla o in maniera non serena, però alla fine c'è stato tu che gli hai detto ok, vieni sopra, sali, ok? Poi tanto di storie pubblicata su Instagram,
Quindi significa che secondo me ci trovi un ritorno, ok? Certo che sì, perché alla fine se Cicalone ha molti più iscritti rispetto al Cerbero, che comunque ne conta 200.000, va bene? Però diciamo che anche il Cicalone ci sguazza secondo me su questa situazione qua. Dall'altra parte Cicalone dice, si difende e dice io sono entrato, ma ho fatto la mia opinione, ho espresso il mio punto di vista in modo tranquillo e pacato, sono entrato, non ho avuto discussioni di che e via di seguito. Quindi io che vi posso dire? Vi posso dire che nessuno dei due secondo me ha ragione o ha torto. Certo è che però tu, caro Cerbero, hai fatto entrare Cicalone nel tuo studio, ti assumi le tue responsabilità. Se il Cerbero, o meglio Cicalone, ti ha detto che l'hai fatto entrare è perché effettivamente poi l'hai fatto entrare a casa tua, o meglio nel tuo studio, ok? Io dico a tutti e tre, ad Udubbi, Amarra e Flame, voi avete un potere tra le mani che si chiama il tiro. Dici che è il tiro? È quando apri il portone o il portoncino di casa o dello studio. Se uno mi citofona e oh, so che ne so, so Fracacchio da Velletri, so Francesco, so Francesco Dotti, io subito gli apro, capirai? Francesco Dotti, capirai? Sono Emanuela Fogliero, ti apro, cara mano, sono Manuel Arcuri, subito. Ti apro subito la porta. Quindi voi sapevate che era Cicalone. Gli avete aperto la porta, va bene? Nonostante forse non corrano più buoni rapporti tra voi e lui, tra lui e voi. Punto e a capo, va bene? Io ho espresso la mia opinione, non ce l'ho contro Cicalone, non ce l'ho contro il Cerbero, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però rispondo a quelli che mi hanno chiesto di dire la mia su di loro. L'ho fatto, punto e a capo. Mia opinione è e rimane questa. Bella per voi, bella per tutti, iscrivetevi al canale, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.